Buongiorno Giorgio. Buongiorno Paride. Dove te ne stai andando stamattina? Allora, stamattina Covacontra ha proposto a Ionica TV di fare un po' di riprese di una sorta di diario di viaggio. Cioè, qual è Un la. diario di viaggio nelle tenebre o nel paradiso? Allora, in un paradiso Un stupendo, però paradiso pieno di terrestre. tenebre, purtroppo. No, volevo far vedere alle persone qual è una giornata tipo di ricognizione sul territorio con qualche La facciamo a campionamento, con pillola? A qualche. La facciamo a pillole? pillole perché non vorrei trovare dei comitati di benvenuto poco ospitali sui vari luoghi e facciamo vedere il tempo, le Che bella energie, le fontana risorse. che c'è Su qui. quella fontana l'abbiamo analizzata un paio d'anni fa, c'erano i tensioattivi molto elevati, l'assessore Rosa aveva promesso che avrebbe I fatto tensioattivi analisi. elevati potrebbero dipendere dal fatto che Pisticci non ha un depuratore. Cioè, ma potrebbe sì, anche questo potrebbe essere anche una via di comunicazione, magari sotterranea, tra le fogne e la linea dell'acqua potabile. Potrebbe essere anche un altro tipo di problema a monte con la potabilizzazione, un po' un sottoprodotto di degradazione della sanificazione. Potrebbero essere diverse cose. Fatto sta che le autorità ancora non ci dicono da dove venivano tutti quei tensioattivi che l'anno scorso c'erano nell'acqua potabile tra Pisticci e Policoro. Quindi facciamo vedere un po' com'è la vita on the road, cioè qual è l'attivismo, come lo intendiamo Quindi noi. facciamo un aggiornamento un po' sulle situazioni lucane, diciamo così, sulle situazioni ambientali lucane. Sì, allora oggi Non non. No, stanno tanto bene, per quello purtroppo no, non che è stato il stanno molto racconto bene. dell'ultima puntata su Ionica TV sul discorso depuratori. Assolutamente sì. E sottolineo anche una cosa: siamo costretti ad usare l'auto, perché qualcuno dirà, ambientalisti che usano l'auto. Siamo Va bene. costretti a usare l'auto perché Ci noi sono queste l'auto fantasie. la usiamo 2 o 3 settimane l'anno. Sì. Quindi se tutti la usassero così il Un po' pianeta, meno. non dico che sarebbe sempre in Bisognerebbe usare. lockdown, però ci sarebbero meno estrazioni, meno emissioni, meno Si potrebbero rifiuti e comprare un tutto. po' di biciclette elettriche, Sì, ma, questi so incentivi no, ma o questi. soprattutto perché, visto che noi oggi ci muoviamo in un raggio di circa 60 km da Policoro, non andremo oltre, per ragioni di tempo, non funzionano i mezzi pubblici. Non funzionano i mezzi pubblici, ma Non, perché non esistono i mezzi anche pubblici. i mezzi di trasporto sono, come dire, sono messi male e funzionano male. Per esempio, i mezzi di trasporto a Policoro, i pullman cittadini di Policoro, vengono usati poco perché le persone non sanno dove si fermano i pullman, non sanno bene gli orari. Quindi non è descritto bene, anche perché il terminal bus tu sai com'è messo male. E quindi non ci sono poi, sai, le panchine di sosta, non c'è un posto dove tu comodamente ti puoi sedere, un po' come accade nelle città. Ma infatti questo è per No, ti puoi l'ambito sedere, hai urbano. la mappa, puoi sapere dove si trova il pullman, quanto tempo devi aspettare. Questo in una città Hai un un po'. tabellone con i Sì, un tabellone, ritardi, eccetera. A con. Policoro tutto questo non esiste, ma non solo. Gli orari e le tratte vengono decise da Potenza. Cioè, a Policoro noi conosciamo, tra virgolette, che siamo di Policoro, conosciamo il territorio, però chi decide il tutto è a Potenza. È un po' strana questa cosa, no? E poi l'altro problema è la mobilità extra. Se io volessi fare Policoro-Ferrandina con un autobus, non esiste. Ah, Come se volessi andare anche in altri comuni. quindi è difficile anche spostarti da un comune La all'altro. cosa più grave, sì, e poi non lo puoi fare neanche con le ciclabili, perché qua in Basilicata non esistono le ciclabili extracomunali. Quindi pur comprandoti una bicicletta elettrica che magari ti permette di fare spostamenti un attimino più lunghi, come li fai gli spostamenti? Non li puoi fare neanche sulla costa. E poi tu immagina, anche andando nel capoluogo di provincia, a Matera, e volendo tornare da Matera verso il Metapontino, tu hai l'ultimo autobus alle 18:10. Dopo rimani fermo a Matera. Quindi nemmeno forse in Africa ci sono Sì, mancano i questi. collegamenti tra i comuni Perché devi di sapere che zona ogni tanto mi. mancano le biglietterie. Io l'ultima volta che sono arrivato da Bolzano non potevo fare il biglietto pur volendolo pagare, perché poi pare che agli autisti, SITA, COTRAB,
abbiano tolto una percentuale sui biglietti fatti a bordo. Cotrap, ultimamente ho sentito in TV parlare della Cotrap. Eh sì, per il direttore l'ha condannato per violenza sessuale, che non si voleva dimettere. Ah, è stato condannato per violenza sessuale e non si voleva dimettere. E poi lo hanno fatto dimettere. E poi lo hanno fatto dimettere. Come lo hanno assunto. Ah, ma succede, succede spesso questo in Italia. È una situazione spaventosa. Tu immagina che ogni volta che scendo vengono premiati questi, no? L'autista mi dice, visto che la biglietteria è chiusa perché fa orario di negozio, visto che il distributore automatico quando funziona non dà il resto, mi dicono da più di un anno, ma tu compri il biglietto ora per quando lo userai? Cioè, secondo loro, io mi dovrei tenere il biglietto 7-8 mesi a marcire, a scolorirsi nel portafoglio, perché non vogliono fare neanche i biglietti a bordo con la maggiorazione. Cioè, siamo arrivati ad un livello in cui l'azienda non vuole guadagnare. Ma tu troppe comodità vuoi, basta, non viaggiare proprio, adesso si fa tutto in smart working. Da casa, falle da casa. Io ogni volta che prendo. Fatte le analisi da casa, non è che devi andare in giro per forza a fare questi campioni. Io ogni volta che prendo le FAL da Matera a Ferrandina, o Sita Cotrap da Matera a Policoro e arrivo ad orari particolari, non posso fare il biglietto ed è sempre la stessa storia. In alcuni casi l'autista, ma l'ho visto fare anche con altri, cioè con i turisti, gli autisti che dicono alle persone sprovviste di biglietto ma che lo vogliono fare, non sono nella condizione oggettiva di farlo, no, lei non può salire, lei non può viaggiare, se le succede qualcosa la responsabilità è sua. Wow. Quindi la prossima volta Ionica TV deve semplicemente prendere l'autobus senza biglietto per fare Infatti comunque siamo a dei livelli proprio da quarto mondo, è una cosa pazzesca. Il terminal bus per esempio a Policoro è ancora in quelle condizioni e nessuno fa niente. Sì. Vabbè, si vede che questo territorio gli basta l'assistenzialismo, la criminalità, campare con le pensioni dei più anziani, ma per il resto qua non si vuole fare imprese seriamente. Però poi parliamo di turismo. Ma perché noi parliamo solo di turismo. Però poi abbiamo la bandiera blu, abbiamo tutto. Vabbè, ma la bandiera blu l'abbiamo capito, è una certificazione assolutamente non credibile. Cioè, alcuna base scientifica. Ma tu dici che le persone lo hanno capito, che la bandiera blu non si riferisce? Lo stanno capendo, però prima altrove e come sempre alla fine dalle parti nostre. Ma poi anche la scarsezza di trasparenza. Ma è normale che non siano pubblici i documenti per avere la bandiera blu. Sono pubblici? No, tutti i carteggi che ci sono tra chi dà la bandiera blu e chi la chiede. E allora come funziona? Quanti soldi viaggiano per queste certificazioni? La fondazione che rilascia la bandiera blu, come canta? La FE. Come canta? La FE. La FE. È quella che rilascia le bandiere blu. Stesso discorso delle bandiere verdi. A Pisticci. Ah, Pisticci ha anche la bandiera verde. Data da un piccolo sindacato autonomo di pediatri che si chiama SIP. Quindi la bandiera verde sarebbe, vale a dire che Pisticci ha l'acqua. La spiaggia ideale per le donne in attesa e per i bambini piccoli. La spiaggia ideale per andare lì con i bambini piccoli? Sì, o per le donne in gravidanza. Ah. Là. Tra la foce del Cavone e la foce del Basello. E a monte cosa abbiamo? E a monte poi ci abbiamo tutto quello che vediamo dopo. Ah, quindi una spiaggia ideale, avete sentito? Ideale. Salutiamo gli amici di Ionica TV che ci stanno guardando. E stiamo arrivando alla prima tappa. Adesso andiamo a vedere un posto che, famoso. Famoso che in passato, insomma. È la Basilicata a colori. Esatto, okay. Ci sono tanti colori belli in questo colori posto della Basilicata. Che sono molto vivaci, troppo. Che vanno dal rosso all'arancione, al verde e al nero scuro, grigio scuro. Iridescenze, diciamo. Perché la Terra ha tutti questi colori? Perché viviamo in un mondo a colori. Era come la canzone di colori. Giusto. Vivere a colori. Oh, no. Solitamente uno magari può dire, ma la Terra di che colore? Marrone? No, ma la Terra è fatta di tanti colori, di colore verde petrolio, per esempio, no? Può essere nero seppia, oppure può essere giallo canarino. Potrebbe essere in tanti modi. Giorgio,
Oh, ma... Maria, questa è la prima tappa di stamattina. Noi eravamo venuti per fare qualche prelievo. Ma dove ci troviamo qui innanzitutto? Siamo tra Tinchi e Montalbano, in quell'area del bacino del Cavone, dove un paio di anni fa iniziò il fenomeno delle acque rosse anche qui, dopo quello di San Mauro Forte. E... Quindi dove hanno sequestrato? Infatti la rete si vede, si intravede lì? Dopo il servizio di striscia, durante il servizio di striscia la notizia che facesse... Ah, venne anche Pinuccio, venne Pinuccio qui a far vedere la situazione. Il resto. E, niente, l'acqua rossa è sparita perché è sparita l'acqua. Non c'è più l'acqua. Non c'è più niente, però c'è una vegetazione molto più rigogliosa rispetto anche all'anno scorso quando siamo venuti a vedere le evoluzioni. E... Allora, la situazione come adesso oggi? Cioè, che cosa si sa di questa storia? Com'è finita questa storia? Allora, l'assessore delle promesse a perdere, Gianni Rosa, aveva garantito un anno di monitoraggi costanti. Di ricerche, di... Ma senza dire come, vabbè. E questi monitoraggi costanti... Ma scusami, Giorgio... Non li ho letti da nessuna parte. Ma un anno è passato. Sì, più di un anno. E la fine è questa... Il fenomeno è sparito, non c'è un report pubblicato che dicesse le motivazioni della colorazione di quell'acqua. E perché il signor Gianni Rosa non ci dice niente di questa situazione? Come mai? Perché il niente, beh, quella è la parola chiave, tutti gli assessori all'ambiente della regione Basilicata sono il niente. Se tu ti vai a vedere i nomi e i curriculum di tutti, almeno gli ultimi quattro assessori regionali all'ambiente, è tutta gente che non aveva minime competenze ambientali, a dimostrazione del fatto che l'assessore all'ambiente è un tappabuchi, non conta niente. Nonostante tutti dicano che l'ambiente conta. Scusami Giorgio, e ma... quella è la fine. La recinzione del sequestro, sbiadita, che non si vede quasi... È sepolta dall'erba. Ma la cosa assurda è... Scusami Giorgio, ma non è che è una tattica questa? Potrebbe essere una tattica del tipo facciamo passare tempo così le persone si dimenticano e poi non sì, si parla più della guerra, o no? Sì, certo, soprattutto se il fenomeno magari risente del livello di precipitazione delle acque di falda. Quindi se piove poco, l'abbiamo visto in tante situazioni locali, la falda si secca e quindi i problemi non tornano più a galla e rimangono sottoterra. Però noi non sappiamo niente, cioè se hanno rifatto le analisi, se hanno ricercato il naftalene che era altissimo e noi quello volevamo misurare oggi, che cosa c'è in questi terreni, se hanno fatto indagini non invasive, sappiamo niente. Che poi l'altra cosa è questa, cioè, ci sono tanti atti, tanti articoli che dicono che ci sono le gole profonde in Basilicata. Cioè che membri dei tribunali, delle forze dell'ordine avvisino i politici quando ci sono intercettazioni in corso, quando sta per scattare un'operazione, quando è in corso un'indagine. Ma com'è che solo noi di Cova Condro non abbiamo queste gole profonde? Cioè, ma pure capire, visto che abbiamo denunciato noi il problema, perché non c'è nessuno delle forze dell'ordine che ci viene a dire in maniera anonima come stanno andando le indagini, se sono state fatte le indagini, se è stato archiviato tutto. Cioè follia pure, perché noi adesso come associazione, se facessimo la richiesta per conoscere l'esito di queste indagini, se sono in corso, ovviamente non lo possiamo sapere. Se non sono in corso e sono state archiviate, camba cavallo. Ma attualmente chi è l'assessore all'ambiente in regione? Gianni Rosa. Sempre lui? Sempre lui, è da un anno e mezzo. E quindi ci farà sapere qualcosa o no? Ma che deve far sapere, che ha paura di fare pure i confronti, che scappa? Ma tu hai visto che loro non accettano il pubblico confronto? A Marinagri, quando eravamo a Marinagri, durante il Gioia Bici, chiuse anche la porta per non farci entrare. Bravo, ti ricordi il suo atteggiamento ignobile? E stava con Rocco Leone all'epoca a Marinagri. Che loro pensavano a liberare la tartaruga all'osi del WWF e noi stavamo lì invece a cercare di documentare i veri problemi della fogna di Marinara, della rete fognaria di Marinara. Giorgio, dove ci troviamo? Parco archeologico di Metaponto, guarda qui. Parco archeologico di Metaponto. Facciamo una visita culturale. E ci proviamo a fare. Ricordi tutte le volte che siamo venuti negli ultimi anni che era sempre chiuso? Senza un cartello, senza un orario di apertura. Ma ci sono i cartelli qua? Adesso lo hanno messo, adesso. È la prima volta che lo vedo. E che c'è scritto? Beh, che il parco è chiuso quasi tutta la settimana, dal lunedì Chiuso dal lunedì al giovedì.
Aperto da venerdì alla domenica fino ad un'ora prima del tramonto. E quindi non possiamo visitare. Ma tu la sapevi questa? Tu che vivi a Policore e ti occupi di informazione ogni giorno, tu la sapevi questa cosa? No. Adesso. E quindi non possiamo andare. Non possiamo andare al parco. Adesso lo diciamo. Chiuso. Lo diciamo ai telespettatori che questo. Scusa, ma c'è scritto orari di apertura. Non facevano prima a scrivere orari di chiusura? Perché è tutto chiuso. Va bene così. Noi comunque adesso. Chiuso da lunedì al giovedì, praticamente quando stanno aperti. Devi pubblicizzare prima l'apertura e poi la chiusura. Vabbè. Sono stati troppo autolesivi. Dobbiamo provare ad andare qui. Dove? In questa zona qui. Più o meno alle spalle degli uffici. Alle spalle degli uffici? Che c'è una sorpresa. Ma ci sono da visitare. Ci potrebbe essere qualche sorpresa, non archeologica. Cose però. Dell'antica Grecia. Magari. No? Andiamo. E che c'è qua in questo punto? Andiamo a vedere in questo punto qui. Allora, Giorgio, cosa stai facendo? Perché stai usando il drone? Sto usando perché il parco archeologico è chiuso, però noi vogliamo capire che cosa sta avvenendo nel dietro le quinte del parco, quindi sul lato opposto all'ingresso principale. Quindi siamo di fianco al parco praticamente. Sì, siamo di fianco e siamo diciamo più verso il lato del Bradano. E adesso andiamo a capire l'evoluzione di una situazione che abbiamo documentato già 3 anni fa, che è quella di una discarica. Quindi se ci raccontavi prima che c'era una cosa da vedere all'interno del parco. Sì, all'interno del parco c'è questa discarica che abbiamo già ripetuto. Una discarica dentro il parco? È una discarica dentro il parco archeologico. E nessuno fa niente? È che per questo motivo siamo qui oggi, per capire se nel frattempo è stato fatto qualcosa. Ma da quanto tempo c'è questa discarica nel parco? Beh, alcuni agricoltori del posto l'hanno denunciata già più di 5 anni fa, perché sembra che la discarica sia sorta dopo l'ultima grande alluvione, quindi quando il parco è stato sommerso dal fango. E questa è una discarica di fango, quindi un deposito di terreni, dove dopo in realtà noi abbiamo fotografato ben altro: tubi di gomma, plastica, gomma piuma, materiale edile. E adesso vogliamo capire in che condizioni è quella discarica, visto che l'abbiamo denunciata anche alle autorità. Ma l'alluvione, se non sbaglio, è stata nel 2013, giusto? Mi pare di sì. E quindi dal 2013 questa discarica è lì? È lì. E nessuno fa niente? E così sembra. Dentro al parco? Dentro al parco. E poi ti dirò di più. A fianco alla discarica, adesso prova ad inquadrarla, c'è una struttura di copertura ad un'area di scavo che sembra fatta in cemento amianto. E quindi volevamo capire anche se questa struttura ancora ci fosse. Sembra di sì, e sembra che la copertura sia anche sempre la stessa. Allora, forse c'è una buona notizia: la discarica non c'è più. Non c'è, si vede? Non la vedo, pure molto coperta dalla vegetazione. Il problema è che c'è la luce solare forte e quindi capirlo adesso è difficile. E prova a metterti dalla parte opposta della. Sì, lo capiremo dopo quando scaricheremo le immagini, capiremo anche questo. Però il territorio si sorveglia così, pianificando i voli, capendo dove devi andare, da dove puoi decollare, dove puoi volare. Va bene, allora magari dopo diamo un aggiornamento su questa discarica all'interno di un parco archeologico a metà ponto. Certo, sì. Quindi i turisti quando entrano nel parco, oltre che vedere. Sicuramente quando entravano fino al 2017 c'era questa discarica. Quindi oltre che vedere le bellezze, vedono anche le bruttezze. Purtroppo sì, viaggiano sempre a braccetto spesso, bugie e verità. Allora, parete, qui siamo alla Felandina. La Felandina? Sì. Qua vicino ci vogliono fare a un biodigestore in Contrada Pizzica, qui vicino mi pare che sia. Un altro impianto della. Ma qui ci stavano. Qui c'era il ghetto. Gli stranieri. C'erano quei profughi braccianti. Che hanno anche incendiato, vedi, c'è il brutto. Dove morì quella povera donna nigeriana, sì.
tutto recintato adesso, è anche murato, hanno murato. A monte questi sono soldi pubblici buttati, perché questi sono i soldi per lo sviluppo delle aree artigianali, non mi ricordo il nome esatto. Quindi sono stati spesi soldi pubblici per cementificare tutto questo terreno agricolo di qualità, perché qua siamo a metà ponte, e questo è il risultato. Hai buttato soldi prima per cementificare, per il profitto di pochi. Poi l'hai fatto diventare un ghetto con zero norme sanitarie, zero rispetto per le persone, magari serbatoio pure per il caporalato locale. E questo. Qui a fianco c'è l'Agrobios, Arpab Metaponto e l'Alsia. Un'altra piccola zona archeologica. Qui di fronte, qua di fronte. Sì, sì, proprio qui, là ci sono gli alberi. Poi c'è una piccola zona archeologica bellissima, qui dove c'era un santuario dedicato a Dioniso. E poi lì c'è l'oleodotto, dove si... L'oleodotto? L'oleodotto Viggiano Taranto e adesso andiamo... Ah, quindi di qua passa proprio l'oleodotto che arriva da Viggiano? Sì. Ma quello che è saltato? È che è scoppiato, che ha perso, che ha avuto le fuoriuscite, sì. Che ufficialmente ad oggi ha avuto almeno due fuoriuscite, una a Sant'Angelo e una qui. E quindi questo oleodotto può anche perdere? Può perdere, può esplodere, può... non abbiamo ancora ben capito come interseca gli altri servizi, quindi il metanodotto, l'acqua potabile, non abbiamo ancora la planimetria di tutte queste infrastrutture che sottoterra si sviluppano, cioè vedi che degrado. Degrado fatto con soldi pubblici per distruggere il territorio e poi per distruggere anche la dignità della povera gente che viveva qui fino a un po' di tempo fa. Ecco, questo è il modello lucano, guarda che bello. Ci sono ancora le capanne dentro. Hanno murato, sì, pieno di rifiuti. Ma quindi questo oleodotto da quanti anni questo esiste? Questo è costruito da circa 15 anni. 15 anni? Sì. Nel 2001 lo stavano ancora costruendo. E chissà in che condizioni sta allora? Non ci forniscono i dati. L'oleodotto, come per tutto il resto, è un'altra infrastruttura sulla quale le autorità pubbliche non pubblicano dati. Come è fatto, a che profondità. Se perdite, ci sono perdite. Permette di monitoraggio, perché noi per quel poco che siamo riusciti a capire, l'oleodotto non ha una rete di monitoraggio ambientale. Ma si vede anche dalla strada? L'oleodotto, anche se interrato, c'è tutta la segnaletica che si vede di qua, che segnala la presenza. Praticamente sta sulla destra, dove sta? Sta sulla destra, aspetta che te la faccio vedere, qui ci sono i cartelli gialli. Forse... ah, dietro quegli dove alberi? Ci sono quegli alberi, vedi un gabbiotto, lo vedrai tra un po'. E questi cartelli gialli e quegli altri col cappuccio rosso, queste aste, sono quelli di segnalazione. Ah, eccolo, là in fondo si vede, sì, eccolo là. C'è quella recinzione di metallo, sì. Quindi lì è saltato il tubo praticamente ed è uscito di tutto. Allora, lì secondo Eni venne fatto un forno, però la perizia l'ha fatta di parte solo lì, da quello che io ricordo. Ah. Quindi loro parlano di sabotaggio. Ah, quindi loro dicono che è stato un sabotaggio. Sì, ma i problemi lì sono altri, ossia che ad oggi c'è ancora una contaminazione di falda. Ad oggi, ultime analisi di marzo-maggio 2020. C'è una contaminazione da metalli pesanti e cloroformio. Quindi, va bene, ok. Andiamo sul cantiere di bonifica. Andiamo. Allora, siamo alla fine di questa mattinata. Sì, questa mattinata di volontariato sul campo volge al termine, però non ci si infonde. Dove ci troviamo? Siamo qui? Siamo sulla Complanare della 106. Sulla Complanare. Lato Scanzano. Non lo so, ti serve qualcosa prima di tornare a casa? Dimmi tu, c'è una certa libertà di scelta, vedi lì... Hai diversi tipi di articoli, incluso una culla. Potrebbe servire una culla. È un passeggino, culla modulabile, non lo so. Penso che se aspetti qualche giorno forse trovi anche un fasciatoio, un altro. Ecco. Forse era per questo che Scanzano non ha avuto la bandiera blu, ma non lo so. Perché le stesse situazioni le trovi anche nei comuni in bandiera blu, effettivamente. Guarda. Mamma mia.